conosce il mio percorso? Io so che lei è un politico. È il sindaco di Lione. Hanno pagato il prezzo. Ma il sindaco sta bene? Sì. Perdere le idee, ovvero smarrire la capacità di pensare e dunque di formulare un progetto politico coerente e allo stesso tempo originale. No. Beh, sì. Qual è il suo nome? Alice Iman. Beh, Alice Iman, lei deve aiutarmi a pensare. E quanto accade al sindaco di Lione, politico di razza da un trentennio, eppure da tempo vittima di un cortocircuito esistenziale e professionale che gli impedisce di tradurre in concretezza ciò che da sempre animava il suo fervore civile e sociale. Per questo ingaggia una giovane intellettuale, avulsa dalla routine istituzionale e quindi libera da barriere precostituite o pregiudiziali. Fra loro nasce una complicità di rara intensità, un dialogo alto ma umanissimo, in grado di riunificare organicamente il personaggio politico alla persona. Poteva tradursi in un apatico dialogo filosofico il secondo lungometraggio di Nicolas Pariser, e invece Alice e il sindaco risuona vibrante di tutta l'energia che proprio la filosofia, e con essa il pensiero squisitamente politico, si portano appresso quando condotti nel rispetto dei loro contenuti. Ecco che la relazione fra Le Maire, interpretato da un sempre magnifico Fabrice Lucchini, e la contenuta ma intensa Anaïs de Moustier, che parla poco ma pensa molto, mentre si nutre di altissime questioni di teoria politica applicate al presente, si anima anche delle umane fragilità, reciprocamente scoperchiate e successivamente sostenute. Non ha la sensazione di non poter più risolvere neanche un problema? Perché penso che i cittadini abbiano questa impressione. Pariser è bravo a dirigere un'opera che si tiene fra le righe, rispettando uno dei nodi centrali posti in essere, ovvero ritrovare la modestia perduta. Così facendo, riesce a riassegnare al dialogo il senso profondo della parola pensata, qualcosa di emergenziale per la società civile contemporanea, almeno quanto la responsabilità condivisa nell'istituzione di una comunità più giusta. Con garbo e intelligenza, Pariser si fa carico di ispirazioni importanti come Musil e Romer ed in generale della miglior tradizione retorica francese, riuscendo a ottenere dal 35 mm adottato un sapore antico eppure meravigliosamente nuovo. Alice, ora scriveremo tutti e due il discorso della mia vita.